Benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario. Se non l'avete già fatto, sicuramente non l'avete fatto, lasciate un like o anche un dislike, come vi piace, non vi costringo. Ma la cosa in cui mi interessa è iscrivervi al canale. Se non l'avete fatto, fate quello almeno. Adesso passiamo a un nuovo capitolo di altri video sul tema stampante laser, ovvero incisori laser. Sicuramente ne avete già sentito parlare, perché su YouTube e su internet ce ne sono tantissimi che propongono video sull'argomento, ma molti purtroppo ne fanno soltanto video in cui pubblicizzano un particolare prodotto. Invece vorrei fare di più di questo, vi voglio mostrare come utilizzarlo al meglio, sia con il software originale che con quello lì alternativo. Adesso, per non essere di meno a chi già ha fatto video a riguardo, vi mostro la mia stampante e le caratteristiche della mia stampante. Allora, non sono un massimo esperto in questi tipi di stampanti, quindi passo a rassegna per quello che ho imparato in questo periodo di tempo in cui ho fatto gli esperimenti. Se, come potete notare, questo è un lavoro che ho realizzato con questa stampante a laser con un tipo di compensato da 3 mm, a parte questo qua di sotto che è di 6 mm, quindi doppio. Allora, questa qui è una stampante a due assi, è larga 25 cm per mezzo, lunga 44 cm. Ha una potenza laser, cioè un modulo a 30 watt, potenza luminosa da 7 watt e mezzo. Attualmente in commercio la Neige, se ho letto bene o ho pronunciato bene, ha prodotto anche un modulo da 40 watt che ha una potenza laser, una potenza luminosa di 14 watt, quindi il doppio di questa potenza. Dalla scheda tecnica di questo modulo specifica che è possibile tagliare un compensato da 3 mm in due passaggi, e confermo perché ho effettuato questo lavoro con le impostazioni e effettivamente è successo così, è andata così. La scheda di pilotaggio e la scheda del produttore, in più in dotazione ha un sistema di comando a pulsante che non vado a illustrarvi perché considero totalmente inutile, visto che tutto il lavoro viene svolto con il computer. È provvisto di una mascherina protettiva, un filtro che impedisce di guardare il fascio blu. L'unica pecca, almeno per quello che vedo io, è il fatto che il laser rimane sempre acceso, sta alla minima potenza, praticamente è solo l'indicatore, però comunque preferivo che in questo tipo di stampante a me si spegnesse il puntatore. Per la messa a fuoco bisogna prendere un foglietto colorato, possibilmente se è nero, adesso sotto mano quello nero non ce l'ho, comunque prendo questo qui azzurrino, lo appoggiate sotto e dovete regolare, qui c'è una rotella, va regolata sinistra o destra in modo da ottenere un puntino tondo, deve essere precisamente tondo, oppure potete interagire su questa questa brugola qui, cioè pardon, su questo perno che avvitando e svitando in modo si può alzare e abbassare, in questo modo potete avere la possibilità di mettere meglio a fuoco. La messa a fuoco del laser è importante perché permette di avere un taglio preciso, così da avere maggiori dettagli, come in questo caso. Beh, questi cerchietti qui mi servono solo come riferimento, perché devo andare a mettere dei gangetti. Ok, bene, avete visto, la mia stampante non è molto complessa, soprattutto è economica. Il modulo in dotazione è un modulo potente ma di base, e in più è possibile sostituirlo con un nuovo modulo prodotto della stessa azienda. Non vi consiglio di comprarlo adesso, aspettate un po' che sul mercato questo modulo venga venduto in grosse quantità, così il prezzo scende. Adesso vi faccio vedere il software nativo che l'azienda dà insieme a questa stampante. Ok, cominciamo a dire che questo software non si avvia se non c'è la stampante in funzione, perché questa qui si collega direttamente alla scheda principale della stampante, che è della stessa azienda che ha prodotto questo software. Attualmente sto utilizzando il firmware versione 7.5, però più in là vi faccio vedere come si fa ad aggiornare questo firmware. La stampante mia in questione è la Neige Master 2S Plus,
che tra i modelli è quella, diciamo, di media misura, e con questo software è possibile fare parecchie cose, a parte che abbiamo anche la versione in italiano, quindi lo possiamo tradurre anche nella nostra lingua e diventa più facile utilizzarlo. La cosa più importante è che questo non è un software che va installato, infatti è un solo file Excel. Attualmente è arrivata la versione 5.6, la versione 5.5, che era quella precedente che stavo utilizzando, aveva dei bug, dei problemi nell'interpretare i file DXF di AutoCAD, infatti spesso e volentieri andava in loop. Con questo qua invece hanno risolto il problema e sembra che vada bene. Qui targhetta, qui galleria fotografica, è possibile prelevare dei modelli che sono stati precaricati dalla stessa azienda, cioè non lo trovate in questo file, sono collegati online, quindi se non siete collegati a internet questi file non li vedrete. Facciamo il caso che io scelgo questo pappagallino e lui a questo punto mi chiede di confermare ok, e qua mi chiede se voglio utilizzarne la stessa dimensione che mi è stata data oppure modificarne la dimensione. Qui gli do a manuale la dimensione di 100, che equivale a 10 cm, lui ovviamente farà la proporzione, confermo, e lui nel prossimo passaggio mi chiederà se voglio fare un'incisione simile a quella che mi è stata data oppure vettorizzarlo, quindi lineare, e qua posso praticamente regolare la pressione del, diciamo così, dell'incisione. Scelto, clicco sull'immagine e lui me la riconferma e noi possiamo fare ok e ce la riporta sotto la stampante. Il vantaggio del software nativo è che io ho più facilità nel gestire il punto laser, quindi io posso posizionare il pezzo di legno e sapere dove sta il laser con questo sistema qui. In pratica adesso sta andando a simulare dove stanno i quattro punti per incisione. Se io vorrei spostarlo, basta che faccio in questo modo, quindi o mi sposto così, stop, l'ho spostato, e ripeto di nuovo questa operazione e lui adesso è andato in un altro punto. Quindi ho il vantaggio di mettere il pezzo di legno o di plastica o quello che sia sotto e centrarne con una precisione che va dallo 0,075 mm fino a 10 mm. Stop. Fermo. Adesso andiamo sul CNC. Qui posso precaricare dei file CAD oppure dei file CNC, scusate. Facciamo una prova con un file CAD perché attualmente non ho file NC. Prendiamo un file CAD. Ecco qua. DXF. Quindi sinistro. Ci do qui. Qui mi ha fatto l'analisi del file e mi sta dicendo praticamente da quanti polilinei o linee è composto. Ok. Ok. E lui me l'ha diciamo così ridimensionato, perché ha visto che il file era enorme, perché è stato girato su un'altra, se mi sbaglio era orizzontale, io adesso qua lo dovrei girare con verticale, vabbè, giusto per darvi un'idea. Io questo qui l'ho fatto con un altro software, l'ho elaborato. Andiamo su i 200, almeno così ingrandendo. Facciamo un po' di più, 150, non so se si vede bene, eccolo qui. In pratica è questo il file. Questo qui andrebbe con CAD girato, perché questa è la pecca, perché io qua non posso ruotare l'immagine, la posso solo spostare. Praticamente il file DXF glielo devo dare nella stessa posizione in cui si deve presentare sull'area di stampa. Invece poi vi farò vedere con un altro software molto più versatile, davvero possiamo fare di tutto. Adesso mi limito soltanto a far vedere con il software nativo quali sono i pregi e i difetti, e questo è il primo difetto, in cui io il file CAD non lo posso gestire, lo posso soltanto caricare, al limite solo ridimensionare e mandarlo in stampa. Ma adesso
in questo caso qui gli do il play e lui a fare il lavoro. L'altra pecca di questo software è il fatto che, come è impostato, va a fare solo i tagli e non va a fare le incisioni. In pratica qui non posso decidere, ad esempio, cuoricini deve essere un'incisione, oppure non so, il cerchietto qua c'entra invece un taglio, non lo posso fare. Nel momento in cui io qua gli ho dati i parametri di incisione e premo play, tutto quello che si troverà in quest'area di disegno per lui è la stessa cosa. Questa è l'altra pecca di questo software. Infatti vi dico che questo software è molto limitato. Io ve lo consiglierei solo se dovete utilizzare per tagliare dei disegni su carta oppure su gomma Eva, ma se avete bisogno di fare lavori molto più elaborati come ho fatto io, questo è un progetto che avete visto anche nel video, molto elaborato, che non ho utilizzato questo ma un altro software. Al momento non vi faccio il nome perché è una sorpresa per il prossimo video, vi farò vedere come impostarlo al meglio. Quindi su questo programma non è che ci sia molto altro da aggiungere come funziona, perché è semplicissimo. Vi faccio vedere praticamente solo le impostazioni, quelle che dovreste mettere su questo su questo tipo di hardware. Allora, questo qui è il punto di luminosità, che non ha niente a che vedere con l'incisione. Io qua, andando a interagire tra il dark, quindi scuro, e brillante, ho la possibilità di vedere meglio il punto della messa a fuoco. Questo qua invece è una caratteristica di questa stampante, perché questo modulo qui ha un sensore di movimento, che se il piano, diciamo così, il supporto che avete messo sotto il laser si sposta, lui lo rileva e si ferma la stampante, così voi potete rimettere il pezzo come stava prima. Però è qualcosa un po' impossibile, visto che comunque con i laser parliamo di una certa precisione. Rimettere di nuovo il pezzo dove stava lo vedo completamente inutile, infatti io ce l'ho in off. A parte che questo sensore è rilevabile solo con questo software della Nager, gli altri software questo sensore non lo rilevano, quindi se voi lo usate fate come credete. Io ce l'ho a off, anche se ormai questo software è da tanto che non lo uso. Qui invece andiamo a modificare la velocità del motore, che qui vi dico incide molto anche sul sistema di taglio o di incisione, perché il motore quando più va veloce, quando meno va a fare incisione o quanto meno va a tagliare. Quindi il consiglio lui vi dà su medium, potete fare anche su slow. Se andate su fast o very fast, vi dico già a priori che la stampante comincerà a vibrare, a fare un rumore da pazzi. A meno che non ce l'avete fissato come io ho fatto con la mia stampante con delle viti, vi garantisco che la stampante se ne va per conto suo, come se avesse le ruote. Ok, una volta confermato potete utilizzare tranquillamente il software. Io adesso non lo mando in play perché sotto non c'ho nulla, anche perché questo disegno non mi interessa neanche farlo come, diciamo, come prova. Mi basta comunque la garanzia di quello che vi ho detto. Un'ultima cosa è online G-code. Come in galleria fotografica esiste anche la possibilità di poter scaricare dei G-code online, ovviamente dovete essere sempre collegati, in cui da qui posso scaricare qualcosa di molto più elaborato rispetto alle fotografie. Infatti le fotografie, se vedete qui, lo elabora con un tratto lineare sinistra e destra, invece con il G-code segue letteralmente il movimento del disegno. Size, andiamolo a modificare in modo che si vede meglio. Ok, vedete, con il G-code il laser non farà un movimento sinistra e destra, seguirà praticamente le linee, la stessa cosa che fa anche con il file che ho precaricato con il CNC, la stessa cosa. L'unico caso in cui il laser si muove da sinistra e destra è solo quando andate a caricare delle immagini. Ok, a questo punto sulla presentazione di questo software ho detto tutto. C'è anche un'altra cosa, sempre il software originale della Nager mi permette di vedere anche la temperatura del laser, che altri software questa caratteristica non ce l'hanno, perché gli altri software non accedono al modulo dei sensori di rilevamento della temperatura e, come ho detto prima, non accedono neanche al sensore di spostamento del supporto
di sotto. Ok, a questo punto penso di avervi detto tutto quello che riguardava la parte dell'hardware e la parte software. Una cosa molto semplice, un po' per iniziare. Infatti i miei primi esperimenti adesso non ce l'ho questi pezzi. Ah, ecco qua, questo ad esempio, questo ve lo mostro perché è stato il mio primo oggetto che ho creato con quel software che vi ho fatto vedere, con quelli della Nager originale. L'ho fatto con quello lì e come vi ho detto non ho potuto fare lavoro di incisione ma solo di taglio. Infatti questi oggetti qua sono tutti intagliati, tutti tagliati al laser. E non vi dico poi per fare effetti. Adesso vi mostro anche un'altra cosa, questo qua un po' impolverito. Ok, anche questo. Praticamente che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prima fare un primo taglio qui e non so se si vede bene, qui ci sono delle linee qua sotto. Queste qua l'ho fatte dopo, in pratica senza spostare il pezzo da sotto il laser, ho caricato un altro file con cui facevo solo l'incisione. Molto fastidioso, dire la verità, rispetto a molti altri software in cui è possibile automatizzare questo sistema. Poi abbiate fiducia che vi mostrerò come farlo. Quello sarà un video molto più lungo perché dobbiamo prima configurarlo ad hoc. Infatti sulla rete non ho trovato molte disponibilità di persone in italiano ovviamente che mi facessero vedere come configurare questa stampante con il software alternativo nello stesso modo in cui lo usa la Nager. È stato proprio un incubo, ma io vi metto a disposizione volentieri questa conoscenza per rendervi la vita più facile. A questo punto non vi chiedo altro che quello che ho detto all'inizio di video. Scusatemi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ho bisogno del vostro supporto per continuare a crescere e diciamo così voi mi date la mano a investire. In questo modo io ho la possibilità di poter fare altri progetti e fare altri video. A voi una buona giornata.